Natale è passato, quindi possiamo essere anche un po' meno gentili, anche per iniziare l'anno con il piglio giusto. Bene, un po'. Altrimenti facciamo i conti. Ricorda di iscriverti al canale e di attivare la campanellina. Capirai che i bresciani sono persino gente comprensibile. Milanese, che stai salendo verso il passo del Tonale in auto con la tranquillità della guida che contraddistingue i milanesi in montagna. Sappi che una bresciana dietro di te potrebbe apostrofarti in questo modo. Ma non mettere fuori la freccia per fare una curva! Sedati fuori, bambo! Ci sono ben due potaverbs in questa frase. Sentiamola in lingua originale. Ma me mia fo la freccia per fare una curva, oh bambo! E tu, caro milanese, l'hai sentita? Non l'hai capita, ma l'hai sentita. L'amica bresciana mi sta dicendo due cose fondamentali per andare in montagna: che il panorama si può godere anche con la macchina accostata e che per fare le curve la freccia non serve. Alcuni avvertimenti detti da un bresciano o da una bresciana vanno presi in maniera molto serio. Non spaccarlo su, altrimenti ci disgustiamo, eh? Nessuno si disgusterà, ma se romperai quell'oggetto saranno guai. Ma che il mio però non è giusto, eh? Che letteralmente significa... Non romperlo, altrimenti facciamo i conti. Buon 2021 a tutti. Tra un po' speriamo riapriranno gli impianti sciistici e tu, milanese, che stai salendo all'Aprica, non ti perdere l'occasione di apostrofare il Ciccianebbia in auto davanti a te con un efficacissimo... Sdati fuori con quella macchina baiuscia, che di questo passo all'Aprica ci arriviamo a Pasqua! Donaci un like e se sei un bresciano doc, prova ad individuare i potaverbs nascosti in questa puntata. Oh, sta settimana neanche un potaverbs è arrivato dal canale. Speriamo che il Natale non li abbia addormentati. Daddy Fo, mandai potaverbs. Adele è giusto, eh? Daddy Fo, però!